Mio nonno, morto, teneva gli occhi chiusi. Aveva la faccia bianca, il naso lungo e quell'aria che hanno le teste dei vitelli nelle vetrine delle macellerie. Solo che le teste di vitello tenevano anche da morte gli occhi ben aperti e continuavano a guardarti con lo stesso stupore con cui ti guardavano quando erano ancora fissate al corpo nella stalla in cui tante volte mi avevano portato a vederli, i vitelli. Avevo capito perché i morti tenevano gli occhi chiusi. Perché se li avessero tenuti aperti, non avresti potuto dire se erano vivi o morti, dato che le loro teste le tenevano attaccate ai corpi invece di staccarle per chiarire la cosa una volta per tutte. Guardai attorno tutte quelle teste che spuntavano dai cappotti neri di maschi e femmine e non mi ci raccapezzavo più. Chi era vivo? Chi era morto? Da quel momento cominciai a fare un gioco. Chiunque incontrassi mi chiedevo se fosse vivo o morto. Mio padre e mia madre erano vivi, anche se cercavo di non pensarci troppo. Era meglio non far entrare il dubbio in famiglia. Poi tutta una schiera di parenti e di bambini, ma anche qui dovevi andarci con i piedi di piombo. Per fortuna, un giorno incontrai una bambina bellissima, Giuditta. Giuditta era viva.